Violenza sulle donne, un opuscolo tradotto in 8 lingue per chiedere aiuto, 663 i casi in 4 anni. Il tavolo provinciale sulla violenza delle donne a un anno dalla nascita ha organizzato diverse iniziative sul territorio piacentino. L'ultima in ordine di tempo presentata questa mattina in provincia, un opuscolo tradotto in 8 lingue, italiano, arabo, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, bosniaco, serbo, croato. Le donne potranno trovare lì i numeri telefonici e le informazioni utili per essere aiutate in caso di emergenza. Il DEPIAN verrà distribuito presso tutti gli istituti scolastici, nei presidi delle forze dell'ordine, nei comuni, negli ambulatori dei medici di famiglia, nelle farmacie e nelle università. Bisogna agire sui tempi di intervento, il monito di Donatella Scardi del telefono rosa di Piacenza. Troppo spesso le donne presentano diverse denunce prima di ricevere aiuto e purtroppo in qualche caso le situazioni degenerano e sfociano in tragedia. I dati sono allarmanti, 663 casi di violenza di diverso genere denunciati tra il 2007 e il 2011. I tempi sono lunghi e non ce li possiamo permettere, semplicemente non possiamo permetterceli, perché le donne oggi stanno morendo con maggior frequenza, perché consideriamo che in 4 anni i dati sono raddoppiati: da una donna ogni 96 ore del 2008 siamo a una donna ogni 48 ore oggi in Italia. Quindi ovviamente è una media altissima e non esiste che una donna debba fare più denunce, perché secondo me già con la prima denuncia dovrebbero scattare. Già nelle separazioni, nel momento della separazione, si possono intravedere dei pericoli. Quello che va sottolineato è che è una percezione molto precisa che è stata riportata a me dagli operatori e anche dal direttore del pronto soccorso, è che noi riusciamo a vedere, e quindi vengono catalogate come violenze, soltanto le situazioni in cui le donne dicono di aver subito violenza, anche senza fare denuncia, mentre c'è una grossa parte di lesioni personali che le donne attribuiscono a eventi accidentali e che invece in realtà sono violenze di altre persone.